Mi chiamo Simona, vengo da Tagliacozzo, ho 51 anni, la mia professione sono gastronoma libera professionista. I miei punti di forza sono innanzitutto le gambe. Perché le gambe, ringraziando Dio, ce l'ho belle. Cucinando bene, ho avuto molto successo, sì. Sia con mio marito, che poi ho avuto un compagno così sporadico, però poi finita subito. Deve essere, vabbè, romantico. È una persona che ha pure voglia, come me, anche di fare, che so, ballare, cantare. Pantofolaio no. E allora, con la bionda e con la nera. Sono Carmine, ho 59 anni e vengo da Benevento. Lavoro presso la stazione di Telese Cerrito. No, alla faccia tua! No, 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 no! E sono un tenerone. Me ne vado a passeggiare. La cucina è la mia grande passione. Mi piace molto anche la musica. Ho l'amore nel cuore insieme a te. Ho anche un karaoke mio a casa, completo. Ciao. Buonasera. Buonasera. Piacere di essere qui. Carmine. Come va? Bene. Te? Anche a me tutto a posto. Questo è gentile. Ah, ci scambiamo i regali. È un pensiero, è giusto un io pensiero. Io ho portato questo invece per te. L'altro pensiero per te. Okay. Quando sono emozionato non riesco a esprimermi, non riesco a parlare. Posso fare una domanda? Sì, dimmi. Un po' particolare. Non se ti fai non te la faccio più, eh. Vai, tranquilla. Vai. Di che colore ce l'hai gli occhi? Io? Sei il cerule. Io, vedi? Tipo, hai visto il cerule, quello che cambia secondo... No, sono uno verde e una castana. Davvero? Sì. Sei particolare? Questo verde e questo castano. Sei particolare. A tuo figlio uguale? No, mia figlia c'ha tutti verdi. Se una donna mi piace davvero, i primi momenti non riesco a parlare. Ecco, a voi vi lascio il menù. Grazie. Però dopo, quando ho iniziato a andare avanti, dopo non mi fermo. E poi sto polpo voglio assaggiare, sì? Io invece voglio assaggiare. Medaglione di ceci e primizie dell'orto con caponata di verdure. Medaglione di ceci? No, io ceci no, perché io ho il diabete 2, quindi prendo la pasticca. Ah, ok. L'uomo, quando è preso da me, io lo riconosco in questo modo. Non mi riesce a guardare fisso proprio negli occhi, cioè cerca di essere sfuggente, mi sfugge. La mia frizzante l'acqua. A te frizzante? Frizzante, no, ha mandato. A me piace più frizzante, di verità, perché ti compri per la dieta. Ride sempre, molto. Mi si mette sempre troppo vicino, comincia a cacciare fuori i complimenti, da questo lo capisco. Ma comunque sei molto simpatica. No, mi piace, no? Mi piace cantare, io vado tutti i sabati in un locale dove mi esibisco, perché mi piace fare molto la Carrà. La Carrà va bene perché gli somiglia con... Sì, infatti faccio la numero 2 perché la 1 non c'è più, adesso ci sto io che sostituisco. Quando gli uomini guardano la scollatura a me, oppure le gambe, perché magari porto la gonna corta e sto al décolleté, sinceramente non è che mi dispiace. E che tu mi sembra che sei scritto qua per trovare che cosa? Ho avuto una brutta delusione, quindi sono rimasto molto, ma molto scottato. Ti ha lasciato tua moglie, praticamente? Sì, mi ha lasciato mia moglie, in pratica sempre con le solite cose, l'amico di famiglia. Ah, se n'è andato con l'amico di famiglia, lei? Sì. Io entravo, io uscivo e lui entrava. Ah, ok. Dopo, quando si ha molta fiducia della persona che ami, forse a volte è troppo. Io sono, diciamo che sono un po' ingenuo, non vedo la malizia. Non vedo la malizia, non vedo la cattiveria nelle persone che vuoi bene. E io invece gliene ho data talmente tanta che non vedevo ma cose cattive nel suo rapporto. Che sei? Prima, che sei? Ariete. Mamma mia. Male? Io sono dei pesci, come mio marito era dell'ariete, e io sono dei pesci. Speriamo che sono un ariete buono. I pescatori. Speriamo che sono un ariete buono. Adesso il sogno è di trovare una compagna. Qual è la cosa che non ti piace della donna, per esempio, invece? Il difetto, quello che non ti piacerebbe che facesse, insomma, che ne so, le corna, lasciami mettere le corna perché manca a me piacere le corna. No, quello no.
L'unica cosa che non mi piace di, che una donna faccia, che mi metta contro mia figlia. Ah, questo, bravo, bella cosa. No. L'uomo che piace a me deve avere un carattere buono, tipo il mio, generoso, così. E così andiamo anche pure d'accordo. Cioè, che donna vorresti trovare? Che persona? Allora, una persona semplice, cose. Una persona tranquilla. Se c'è da divertirsi, si deve divertire. Non credo a quella cosa che due forze uguali si oppongono, no. Perché a volte succede che due forze diverse si oppongono. Vorrei trovare una persona che comunque mi porta anche, per dire, non so, in viaggio, e che non ci sono andata, mi piacerebbe. Perché da sola, non è che puoi andare a fare una crociera da sola. Cioè, vuoi andare a crociera di single. No, io ci avevo pensato a quella. Oddio, siamo un po' lontanucci con me. Questo è Benevento, questo è Tagliacozzo. Le distanze si accorciano con l'amore. Ma i fiori ci hai pensato da solo a portarmeli o...? No, no, da solo. No, io amo regalare i fiori. Davvero? Sì, sempre. È un altro modo di fare. Sì, sì. È come se mi avesse letto nella mia indole che i fiori mi possono piacere, le rose. Questo è un vortice di passione. Grazie, hai visto? Tu devi fare un bel vortice, hai visto? Stasera si è comportato veramente in una maniera oltre galante, di più. Oggi vi faccio mettere 90 kg. Domani ricompenso tutto il... Domani non mangi niente. Appena l'ho vista, ho visto, ho notato questa cosa che somigliava a Raffaella Carrà, mi è piaciuta questa cosa. La sua personalità è tranquilla, spontanea, vera. Una cosa. Non c'è di limone, non senti limone te? Vabbè. Non c'è di niente? Sì, sì. Credo che sia... Cioè, sono stato simpatico nel... Penso che sono stato... Non ho idea. Hai visto una perla? Questo mi sa. Romagna. Hai visto? Hai trovato una sorpresa. Ecco, io l'ho lasciata, vedi? Mi chiamo Nicola, ho 24 anni, vengo da Milano. Questa è la mia seconda esperienza in un appuntamento al buio. Torno per una seconda volta perché la prima esperienza è andata molto bene. No. Ciao! Buonasera. Ilaria, piacere. Avere una seconda possibilità piace a tutti e funziona quasi sempre. Buonasera. Buonasera. Sono proprio alla ricerca di una persona di cui innamorarmi. Mi chiamo Lucrezia, 23 anni e vengo da Poggi Bonzi, un paese tra Siena e Firenze. E studio ingegneria gestionale. Ho scelto ingegneria proprio perché la matematica mi dà la certezza che la soluzione c'è, la soluzione è quella. In un modo o nell'altro riesci a scamparla. Buonasera. Da quando mi sono lasciata sono riuscita a ricrearmi il mio mondo, però ho un po' paura a buttarmi, a dire ok, usciamo insieme. Ciao. Ciao. Piacere, Nicola. Piacere, Lorenza. A tratti sono timida, a tratti sono estroversa. Io dico sempre sono una via di mezzo. Com'è? Emozionata? Tutto bene, dai, tranquillo. Sì? Tranquillo. Dove sei? Toscana. Milano. Milano. Ho paura di non saper cosa dire oppure di non piacergli. Sei tranquilla? No, un pochino agitata. Esteticamente mi piacerebbe più alto di me. Spesso mi piacciono quelli con gli occhi chiari. La prima cosa che guardo in una ragazza sono gli occhi. Riesce a capire se effettivamente è nervosa. Poi guardo il viso, i capelli. Allora, questa sera? Serata. C'è sta regola. La tradizione. Viso e capelli. Poi se si gira guardo pure dietro, però vabbè, dipende. Allora, io ho un sacco di aspettative. Sì? Sul cibo? Sì. Quando mi piace un ragazzo, o lo ignoro. Allora, ora mi devo concentrare. Non sono io magari a fare il primo passo. Ti piace mangiare? Ovvio. È il mio sport. Ecco, meno male, sarà bene. Questo è l'alcol.
cerco di buttare l'amo, però di nascosto, non proprio esplicito, a far capire che mi può piacere. E ti piace guidare? Molto. Anche a me. Io prendo sempre solo la macchina, solo io la prendo, praticamente. Anch'io la prendo spesso. Mi rilassa. Sì, è vero? Cioè, se ti metti la musica sottofondo, la sera... No, sottofondo, alto volume. Io cerco un ragazzo determinato, che sa quello che vuole. E lavori, quindi? È in ufficio. Sono tipo un assistente dei venditori, ma anche perché due giorni a settimana lavoro a casa. E vuoi fare smart working? Yes, of course. La cosa migliore che mi potrebbe capitare a questo appuntamento sarebbe ridere tutta la sera. Parli in inglese, beh. Sì, madrelingua e padre orecchio, vero? Madrelingua? Sì, questo l'ho visto. Padre orecchio. Va bene. Perfetto. Per cercare di conquistare una ragazza, le prime cose che dico sono: so cucinare da Dio, sono molto simpatico, puoi farmi tutte le battute che vuoi su di me perché sono molto ironico. No, eh. No. Cerco una persona che non si prenda tanto sul serio, cioè molto simile a me. Grazie. Grazie. Una persona che riesca a seguirti a ruota nel momento in cui inizi a dire la prima cavolata. Tu non senti dialetto, l'accento toscano? Ironico. Ora che sono a Bologna me lo dicono. Finché sarei in Toscana vedrai si parla tutti così, quindi... Riesco a capire, basandomi semplicemente sulle sue risposte alla mia ironia. Però mi dici, questo è un favore mio personale, Prato. Prato. Grazie. Non lo so. Sì. Cioè, devi vedere le ragazze e dici, mi c'è ancora la Prato? Solo quella della Toscana, però. Tu storie? Io ho avuto una storia lunga, 4 anni e passa. E siamo messi insieme da veramente piccolini. Poi è finita, ma... Sì, credo nell'amore, o perlomeno spero. Ho anche un po' paura di ributtarmi e mettermi in gioco, perché ho un po' paura che con un ragazzo accanto metterei più lui al primo posto rispetto a me. E quindi niente, poi vabbè, un'altra. Quasi ironico, perché si era conosciuti appunto in vacanza. Le cose in vacanza non possono andare. Pensi di esserti innamorata al 100%? Se mi guardo intorno un po' i dubbi mi vengono, perché non lo so, non vedo tanti ragazzi, soprattutto della mia età, seri, quindi non lo so, un po' mi fa paura, però allo stesso tempo voglio crederci. Lui insisteva tanto a rivedersi, così. Hai visto quando il sesto senso femminile, io voglio andare a vedere le storie dell'ex. Vado a bere. La pazza malata questa roba qui, eh. No, sesto senso, mi ha salvato. Lui mi raccontava proprio nello specifico tutto quello che faceva. Sto andando in questa via, sto andando in questo ristorante, sto andando in questo negozio. E lei, proprio social, proprio tanto, metteva le foto di tutto e combaciava tutta la perfezione. E quindi niente. E a volte i miei amici mi dicono dovresti un po' più accontentarti e così, però non ce la fa. Secondo me in amore non ci si può accontentare. Quando ti ho detto prima pazza malata, tipo una che va a controllare le cose. Se mi stai a dire a me? No, non mi conosci nemmeno, non dare giudizi. Se vai a controllare le storie dell'ex fidanzato non è che sia la cosa più tranquilla e normale del mondo, no? Ma se ti puzzano certi atteggiamenti, ti dice delle cose... Non mi fare così, perché sei mi sto scoppando. Sono Davide, ho 22 anni. Vengo da Bari. Ho giocato a calcio fino a 17 anni, facevo il portiere, infatti mi scambio per Donnarumma ogni tanto. Ero più forte in porta di Donnarumma. Ogni tanto lavoro con mio zio facendo facchinaggio, ma il mio hobby, tra virgolette, sogno è fare il comico. Buonasera. Buonasera. Nel tempo libero vado a ballare, esco con gli amici, gioco a pallone, vado alle feste, ai festini. Dove si balla, non pensate a male.
dovrebbe avere molta femminilità. Sei molto appariscente, spero che in futuro lo faccia solo per me. Mi chiamo Melissa, ho 18 anni, vengo da Roma e nella vita faccio la cantante neomelodica. Fammo dormire con te, possiamo abbracciare. Buonasera. Buonasera. Sono curiosa, quindi aspetto il giorno e vediamo, un po' d'ansia, però... Melissa. Piacere. Proviamo questa esperienza. La prima cosa che guardo in un uomo è il sorriso, che per me è molto importante, e anche gli occhi. Buonasera, Melissa. Eccoci qua. Ma dove sei? Sto bene. Io di Roma. Roma? Tu di Napoli. Tu di napoletano? Puglia, Bari. Ah, di Bari. Bella Bari. Bari è bella, l'estate è stupenda. Se mi estate è estate. No, però ci voglio venire. Sono stata in Ibiza, calcola. La pieno di baresi. Sì, ma alla mano il baresi. La mia futura ragazza, se la trovo di fuori, si dovrebbe trasferire a Bari da me. Perché la distanza, no, non è una relazione per me la distanza. Cosa fai? Nella vita faccio la cantante neomelodica. È vero? Bello. Ve l'ho fatto aspettare tanto. 5 minuti. È bene, ho fame. Se mi sai prendere, ti do il mondo. Insomma, te che lavoro fai? Io faccio facchinaggio, roba di trasporti, azienda di mio zio. Ah, c'hai proprio i parenti. Però come hobby vorrei fare il comico. Ah, ferite quindi. Faccio freestyle, io faccio freestyle con Jolier. Ecco la cosa che c'ho comune. Una persona che condivide il palco con me, sì, mi farebbe piacere magari in qualche duetto insieme. Io ho un dono, leggo gli occhi. Gli occhi non mentono mai. Quindi io parlo con te, so cosa pensi anche quando dici altro. Ma siccome tu la faccia che ti piace il cioccolato a te? Eh? Ti ho detto che leggo gli occhi. Ah, c'è sto dono, leggi gli occhi. Quindi io, leggendo gli occhi, riesco a fare colpo. A noi? Ecco. Ok. E la salsiccia dove sta? Dentro? Più che un corteggiatore, sono un sfottitore. Tu quanti sei alto? 1,54. Uno, 54. Ah. No, perché c'è tanti, sono su bassa. Vero. Vabbè, tu sei più alto, quindi tipo qua ti arriverò. Vabbè, una botte piccola, c'è vino buono. No? Sì, sicuramente. Poi in quell'altra c'è lo champagne. Ah. Se mi piace una persona, sicuramente gli faccio battute, stuzzico un pochino, sorrido. Vedi? La battuta perfetta. Quando incontro una persona che non conosco, faccio domande, voglio sapere anche della sua vita, sono curiosa. Non li fai video? No, è perché io, ti ho detto, i social, non mi piace mettere la mia comicità sui social. Se ti fidanzi, la tua ragazza fa video, che fai? Cioè, glielo fai fare oppure dici non li fare? Dipende quale. Non sei, sei geloso? Sì, allora sai cos'è il fatto? Non è che sono geloso. Voglio le cose giuste, nel senso, se dico una cosa, voglio che la mia ragazza mi ascolta. Il ragazzo vorrei che non fosse tanto geloso, perché con il lavoro che faccio capisco che ci sia gelosia, però non deve essere troppa. O no? Cioè tu nel senso vorresti una ragazza che tu gli dici una cosa e lei te lo rispetta, che sia così. Il giusto mi sta bene, perché poi troppo possessivo non riesco nemmeno io ad aprirmi su quello che faccio. Tipo, che ne so, se tipo tu a me mi dici non fai video, io li faccio, uguale. Non so una che mi fa comandare. Ma non quelle che mettono le fendi culo così? No, io li faccio vestita, normale, vestita in outfit. Vestita, sì. Vestita, poi faccio che, ma non... Ma magari ci sta quel ragazzo... Cioè, che tu al giorno d'oggi fai così, culo. Ah, solo quello, vedi? No, esce, non vedi. Che ripetesce. E secondo me ti ascolta, che tu pensi una cosa e dice quella. Ah, quindi tu lo pensi e ti appare? No, vabbè, capita. Capita, vabbè, ci sta, dai. In che sei da solo, puoi guardare. No. Tua mamma, lo sai che sei venuto qua? Io ho detto, ma vedi, mia mamma ha detto, magari ti fidanzi. No, no che non mi sopporta più, però... sai, tutto può essere. Però sì. Vieni proprio... Mia madre fa lo sparo se mi fidanzi. Ah, ti fai fuochi?
Non ho mai presentato nessuno a mia madre, perché la prima ragazza che deve presentare è l'unica che dovrebbe essere. Vabbè, contenta, da volta che sei single. Allora, la relazione fidanzato, no? Per me ho avuto frequentazioni. Fidanzato ufficialmente, non sono mai stato. Se trovo una ragazza con mia madre faccio jackpot, perché alla fine mia madre, cioè mio padre è stato fortunato a trovare mia madre. La fiducia è un po' difficile prendere al giorno d'oggi. Ma io non mi fido, ma ti faccio un esempio pure io. Una mia amica è uscita con uno proprio di Bari, così ti di battezziamo Bari. Subito. Beh. Che si è venuto a sapere qualche giorno dopo? Che era fidanzato? Certo! Aveva un figlio? No, i figli no, però eri fidanzato. Cioè, tu sei fidanzato, che fai? Ti metti a sci con lei. Ma sei quella ragazza tua? Mi chiamo Luca, ho 34 anni, vivo a Varese. Faccio barman, acrobazie, drink, mojito, gin tonic, Long Island, insomma, un po' di tutto. Sono bravo a fare i drink, sono bravissimo. Ho studiato tantissimi tipi di gin, quindi so quasi tutti i gin a memoria, ho scritto anche un libro, però non l'ho mai pubblicato. Faccio di tutto, ma non faccio niente, insomma. Non so se si è capita sta cosa. Buonasera. Buonasera. Sono single perché ho un carattere particolare. Ho bisogno veramente al mio fianco di una persona che sia davvero forte, perché ho molti alti e bassi comunque. Prego, da questa grazie parte. Mille. I bassi non sono né di rabbia né di nulla, magari me ne sto un po' per gli affari miei. Si accomodi pure. Grazie. E saremo da lei tra poco. Volentieri. Parlo poco, non mi esprimo, ecco, tanti pensieri nella testa. Sono Veronica, ho 27 anni e vengo da San Colombano al Lambro, che è un paesino nella provincia di Milano. E nella vita lavoro in uno studio commercialista. Ho sempre avuto un sacco di passioni e di sogni. Viaggiare, comunque mi è sempre piaciuto tanto provare, fare cose nuove, esperienze. Sono una persona solare, onesta e sensibile. Sensibile perché sono una romanticona e mi commuovo per qualsiasi cosa. Buonasera. Un mio difetto è che sono leggermente permalosa. Veronica. Sì. E anche un po' troppo precisa. Sono single perché sono difficile. Buonasera. Ciao. Ciao. Piacere. Veronica, no. Piacere. Ci bacini, ciao. Prego. Come stai? Tutto bene, dai. Un pochettino agitato, oh, però. Sì, anch'io. Però tutto apposta, dai. Sto bevendo uno spritz. Wow. La ragazza vorrei che mi sorridesse subito e spero che possa illuminarmi la serata sin da subito. Di dove sei? Io sono di Milano, vicino Milano, di Milano. Provincia, sì. Anch'io sono vicino a Milano. Ah sì? Dove? Varese. Ah, ok. Magari spezzare magari quell'imbarazzo iniziale con qualche battuta. Ti chiami? Veronica. Ah, Veronica, Luca. Scusa, ci siamo già presentati. Luca, scusami, sì, sono okay. Un po'. Luca, Veronica, Veronica, Luca, ok. A volte le persone non capiscono se sono serio o non lo sono. Dovrebbe sicuramente parlare parecchio, perché io all'inizio potrei risultare un po' timida. Tra l'altro non ti ho chiesto quanti anni hai. No, neanche io. Infatti aspettavo te, che mi sembrava... Io ho 27. Io ne ho 34. Ah, ok. Sì. Sembri più giovane. Sembro più piccola, sì, però cavolo, ci sono. Secondo me il tempo è la cosa più preziosa che abbiamo, quindi tendo a farle dei complimenti. Prego. Sì. Ecco qua. E vedere eventualmente se anche lei magari ricambia. Ha degli occhi grandissimi. Grazie. Belli, castanissimi, belli. Sì, sono proprio... Sono sì, molto marcati, no? Ci mancherebbe. Carino. Tendo a essere molto diretto, quindi a chiedere, ma nel senso ti piaccio? Perché sennò andiamo oltre.
Ti immagino tu frizzante. Io la bevo, va bene anche naturale, ultimamente avevo naturale. Sì, vabbè, da oggi mi piace naturale, no, no. Quindi stai andando sulla naturale per sì, quello? Io l'ho presa solo per te, adesso io non la voglio. Una serata così, primo appuntamento, mi piacerebbe parlare innanzitutto magari cosa gli piace mangiare, quindi dare un'occhiata al menù, fare due battute sul menù. Grazie, wow. Cosa come si vede un po' nel futuro, se vorrebbe la famiglia, una cosa che io magari vorrei, non adesso però. Come mai così questa cena? In realtà io sono un po' curiosa, a me piace fare cose che non ho mai fatto, mm-hmm. scoprire un po', poi mi piacciono le persone, quindi mi piace conoscere, parlare. Cioè almeno io dico quello, mi piace essere diretto e tutto, allora io parto con le mie storie. Sono stato fidanzato. Certo, anche anni. Io. 4 anni. Ok. Poi 3 anni. Poi 6 mesi. Poi 4, 2, sì, adesso... Sempre meno, diciamo. Cioè, con poco tempo capisci se quella persona può davvero certo. interessarti o meno. Vorrei incontrare una ragazza che abbia veramente un passato molto, molto forte, che sia tenace. Io invece ho avuto 2 storie importanti. Sono durate tutte e 2, 2 anni e mezzo. Sono stata lasciata. Okay. Una ero piccolina, a distanza, quindi è stata una storia sì, però quando sei così piccolo non è che ti vedi spesso. E invece l'ultima, di sempre 2 anni e mezzo. Per la fine di questa relazione ho sofferto parecchio, anche perché avevo investito molto, quindi pensavo sarebbe durata molto più a lungo. E è stata una storia intensa, cioè proprio vissuta. 2 anni e mezzo fa è finita? È stata insieme tanti anni? 2 anni e mezzo. Ah, 2 anni e mezzo. Sì, io vado 2 anni e mezzo. Ok, vado 2 anni e mezzo, poi stop. Quindi esatto. Sola, poi 2 anni e mezzo. Esatto. Stop, adesso 2 anni e mezzo, adesso, poi stop. Adesso vediamo. Spera non più stop.